Siamo qui. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Come state? Niente, ce n'è. Come state? Io bene. Lo so. Lo so. Sono un po' sparita. Lo so. Ma perché? Ma perché? Da quando ho iniziato il mio nuovo lavoro, perché sia un lavoro, tutti gli effetti, sono molto impegnata. E la fotocamera principalmente la uso per fare video. E non è tanto i video che portano via tempo, perché quello bene o male 5 minuti. È l'editing, che l'editing ti porta via tipo un'ora video, no? E quindi è per quello che era anche un po' sparita da YouTube, perché c'è tanto lavoro dietro da fare, quindi non ho molto tempo per fare video. Poi bimba a scuola, fare le commissioni, ti arriva il pacchettino, farlo vedere, insomma. Tipo ci è arrivato un computer adesso da far vedere, vabbè, non posso spoilerare molto, quindi niente. E quindi, insomma, ci sono le guide, c'è le cose da fare, un casino. E niente, comunque, togliendo il fattore lavoro, come state? Voi come state? Noi tutto bene? La scuola sta finendo finalmente, manca meno di un mese, studiamo il weekend. E Sharon con le terapie va tutto bene, sta migliorando, c'è ancora un pochino di lavoro da fare, però confronto a come è iniziato, sta andando sempre meglio. E poi ci sono, sapete, preparativi per le vacanze, tante cose, tutte insieme, che stress la vita. E niente, adesso sto anche pensando di tagliarmi un po' i capelli, perché li voglio un po' più corti. Adesso vediamo, prima di andare al mare ce li tagliamo un po'. E basta. Siamo molto faticati, io principalmente. Comunque, non so, volevo un po' chiacchierare con voi. L'altro giorno mi sono rotta l'unghia, no? Cioè, io non so come in realtà com'è successo, perché è successo mentre dormivo. Allora, questa qui, ho la ricrescita, devo andarla a togliere adesso. Ho la ricrescita, questa qui, non so se si vede che è rotta. Vabbè, qua è rotta. Prendo, apro il cruscotto della macchina, così ci infilo la mano dentro, sbatto, ragazzi, sbatto, un dolore, questo mi fa più male, questa è stata evidentemente la botta, un dolore, no, qua mi sono rotta tutto, non l'unghia vera, tutta l'unghia vera, per fortuna no, infatti è rimasta un po' spezzata, ma questa io non capisco cosa è successo, di notte così mi sono trovata l'unghia rotta, e per non stare con l'unghia rotta o senza unghia, sapete che Chanel, ho il mio kit, me la sono ricostruita, si so che non è il massimo, perché non è per niente il massimo, si vede, però per essere la prima volta direi che va più che bene, no? Quindi questo mese le tolgo e provo a ricostruirmele io, le faccio togliere dalla ragazza che me le fa. E provo a farmele io, giusto per capire un po' come funziona la cosa. Perché se posso risparmiare i soldi di mille, anche meglio, no? Perché se quelli che guadagno me li spero tutte queste cose, poi non... niente. Quindi, così vediamo. Nuova avventura Deborah, onicotecnica, così. Insomma, mi sono messa in camera perché Michael sta facendo un comunicato e quindi non volevo disturbarlo tanto. Vi faccio vedere le nuove magliettine che sono arrivate, cioè a me e a Michael. Faccio vedere la mia perché Michael è uguale, solo che è da uomo, che ci sono arrivate per tutto tech. Aspettate che mi giro così, se mi vedete un po' di pancia è perché sono uomo, cioè Michael sempre. Ma ragazzi, ho perso un chilo, mi sono messa a dieta, cioè io che Michael, e entrambi abbiamo perso un chilo, quindi se è pancia è gonfio perché ho mangiato lievitante. A me lievitante mi fanno lievitare tutto qui, ok. Oh, che è il tuo pop-it? È il mio pop-it. Allora, eccoci qua. Sì, perché abbiamo anche uno shop per noi. Illumina mia anima. Ah, lo faccio vedere da sé. Allora, abbiamo il cappellino. Vero? Ah, che carino! Amore! Abbiamo il cappellino che si apre così. Che ci sponsorizza, ah, io mi sto male, io lo metto giusto per, ok, così non si vede. E abbiamo la maglietta che mi piace un sacco perché è proprio è proprio un taglio femminile, no? Sì, ora faccio addosso, mi piace tantissimo, quindi durante qualche video la metto, non in tutti i video,
seguiteci su Instagram, mi raccomando, vi lascio qui il nome, perché a me piace avere un vestito differente in ogni video. Però cioè, che carina, tutto così, il taglio è proprio, cioè, proprio carino, tutto così, scollo, barchetta, penso si chiami, e davanti è un po' più corta, dietro è un pochino più lunga, super carine, quindi quando esco sponsorizzo un po', e basta, questa è un'altra cosa che vi devo dire, e niente, cercherò di essere un po' più costante, ragazze, però ripeto, gli impegni sono tanti, il tempo è poco, e quindi è un po' così. Per il resto noi stiamo bene, la vita procede alla grande, la salute non manca per fortuna, è tutto a posto, tutto regolare. Oggi ho usato un po' questo rossetto rosso perché ho detto, io ho 20 di questi qua, sto parlando random, me racconto tutti i cavoli, e se guardo in alto perché sono troppo, come si dice quando ti guardi sempre allo specchio, vabbè, insomma, e non po- sì, adesso no, non posso farne a meno. Io uso questi di primer che sono tipo in quantità industriale, no? Perché è bellissimo, perché è abbastanza nude, se non vuoi essere troppo, insomma, la luce, metti questo qua. Ed è questo, è tipo, è il secondo, questo è il terzo che tra un po' gli farò. E ho detto, ma senti, per cambiare un po', mettiamo un po' di rosso, no? E ho messo quello di MAC. È questo. Sì, che era della collezione di Miley Cyrus. Molto flash. Io preferisco i rossi scuri, ma avevo questo. E quindi ho messo questo per cambiare un po', no? Ci cura un sacco. Quale fucsia mi sa. E niente, anche quest'altra cosa è andata. Faccio anche vedere cosa ho ricevuto per la festa della mamma, perché ne vado molto fiera, no? Vediamo se lo trovo, aspettate. Aspettate. Mamma. Trovi tu. Allora, ok. Uno è questo che ho messo, mi sembra qualche foto su Instagram, ma nel secondo profilo forse. Ecco, che partono i fake. Ed è questo toppettino. No, oh, pensavo che cadeva questa. Non so se si vede bene, facciamo così. Ok, non si vedrà mai. Oh, ecco qua. Che è, sì, mi va, è elasticizzato, mi va. E questo toppettino qua. Me l'hanno regalato Michael e le bambine, diciamo le bambine, là, perché da parte loro alla fine, per la festa della mamma. E poi queste scarpine qui che io ho detto, no, dobbiamo andare al mare, a parte al mare a prescindere, no, vabbè, magari fai una seratina in più, ma piuttosto che portarmi robe del genere, che tanto, oltre che non ci cammino la mia vita, tutt'altro, queste qua le avevo comprate per il battesimo di Charo, devo andare soprattutto a parte 10, cioè, non sono comoda con le bambine. Capita che c'è una le stanca, vuole dire in braccio. Comunque, raga, il male di piedi. Cioè, non essendo abituata. I piedi mi fanno male. E quindi ho detto: perché non comprare delle scarpe basse, tipo vecchietta, perché è tutta vecchia, ma comode e carine. E quindi ho preso queste qua. Sì, c'è un po' di differenza. Però ho detto, vabbè, sono carine, sono sobri, sì, non sono da me, però perlomeno se una sera magari con Michael devo andare a fare aperitivo, o aperitivo, una cena, semplicemente, almeno c'ho un paio di scarpine eleganti da mettere sotto un vestito. Così. Niente. E quindi sono molto carine, mi piacciono tanto. Volevo dire anche un'altra cosa. Così. Se voi avete Vinted, io ho Vinted, vi lascio il mio Vinted qui. Se vi può interessare, ragazzi, a parte che ho qualche vestito delle bambine, qualcosa ho venduto, ho questo qui. Aspettate, ferme tutte. Che è, insomma, abbastanza, no? E Shara l'ha voluto, ma non gli interessa più, quindi Babbo Natale l'ha portato per niente. Se vi interessa, io ho messo il prezzo di 25 euro. Possiamo trattare, ve lo posso dare anche qualcosina di meno. Ma mi spiace perché è veramente nuovo, cioè quello che gattone cammina, è veramente nuovo, poverino. E l'ha acceso, provato, messo lì, non l'ha più usato praticamente. E piuttosto che buttarlo, cose, se qualcuno lo vuole, se non lo vuole nessuno, vedremo lo dopo. No, nessuno vuole. Non lo vuole nessuno, se non ce n'è, quindi. Se vi interessa, lo vedo. Ah, c'è Sharon! Ciao Sharon! Ciao!
che cosa stai dicendo? Sto chiacchierando un po', parlavo di Ciccio Bello, se qualcuno lo vuole. Niente. Ma no, Ciccio Bello? No? Voglio la tua cosa, Ciccio Bello? Quello nanna? Sì, io non voglio Ciccio Bello, voglio... Ragazzi, una reborn bambina che dorme. È vero, Sharon per Natale ci ha chiesto Babbo Natale. Lei ci porta in anticipo una bambola reborn. Vuole che dorme, quella di piccolina che dorme. Sì, vero. Però che costano tanto, Babbo Natale per trovare i pezzi farà un po' fatica. Che giustamente sì, io chiederò un gioco di Dragon Ball perché io amo Dragon Ball. Il mio nato il mio personaggio preferito. Sì, Reborn sì, è il personaggio di Dragon Ball, basta. Poi io sti capelli li devo cambiarli assolutamente. Parliamo di una chicca, raga. Io cercavo delle gite nel push up per ovvi motivi, li ho trovati in un negozio che si chiama New Yorker. Si trova, per chi fosse delle zone, al Fior d'Aliso. Ha dei costumi fantastici. Push up, perché te ne fanno arrivare qua, no? Ok, e ne ho presi due. Costano 13 euro la parte sopra e 10 la parte sotto. Allora, vi faccio vedere. Questo è uno dei costumi, cioè si vede che è bello pushapino ed è fatto così. C'era la parte sotto ma non mi piaceva molto, quindi ci abbinerò un costume semplice nero. Ciao Goku. Io l'adoro, cioè mi piace tantissimo, ho fatto delle foto anche super sexy per Instagram, mi piace un sacco. Poi c'è questo che in realtà l'ha scelto Michael, è sempre anche questo super pushapino e è tipo pelle. Ho provato la mutanda. Ma la mutanda, oltre che avevo preso la M, io indosso la M, era stretta, ragazzi. Vi giro. Era strettissima la mutanda, ma oltre a vita bassissima. A me, essendo che ho fatto un po' di pancetta, inutile negarlo, la vita bassa non mi sta bene perché mi esce la pancetta, sono sincera, non c'è niente di male. E quindi mi stava male, ma poi era proprio stretta, stretta, stretta. Poi io ho problemi, quindi mi esce il fianchetto, no? E no, non si poteva vedere. E la L pure era strettissima. E ho detto, no vabbè, senti, oltre che troppo vita bassa non mi piace, vero che si abbinava, però ho detto, quasi quasi prendo un altro tipo di mutanda. Io lo cercavo per il gioco, sono sincera, l'ho trovato. E quindi ho preso questo, che è sempre molto carino. Questo qua, che taglia è? Oddio, aspettate, la L. Quindi se andate in questo negozio tenetevi larghe, perché le mutande, i reggiseni sono giusti di taglia, ma le mutande sono strettissime. Infatti ho preso la L e è fatto tutto così. Non so se sì. E così lo posso abbinare con questo che è nero o con questo, semplicemente ci sta bene. Poi io non sono una fissata con l'abbinare costumi, che me ne frega, già tanto come li metto. E quindi così sono molto contenta. Quindi 13 la parte sopra di quasi tutti i costumi e 10 la parte sotto. E niente ragazze, io vi saluto, ho già parlato abbastanza, penso che in 10 minuti ho detto il mondo, tutto quello che potevo dire ve l'ho detto, perché non sapevo cosa dire, perché è tutto. E seguitemi su Instagram, mi raccomando, ho il profilo un po' più così che magari non tutte potrebbe piacere, quindi non ve lo lascio, mi piace sempre il solito che è DebsG. E noi ci vediamo nel prossimo video, che spero sia il prima possibile, tutto dipende da... Ciao!